La fontana a mosaico realizzata dall'artista belga Claude Rahier nel 1984 e situata all'interno del Parco della Pace di Ravenna sarà restaurata e valorizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Ravenna, l'Università degli Studi di Bologna, la Fondazione Ravenna Antica e la Fondazione Flaminia. Le attività di analisi, ricognizione e restauro saranno oggetto di studio e pratica sul campo per gli studenti non solo universitari, ma di tutte le realtà formative cittadine vocate all'arte, come l'Accademia di Belle Arti e liceo artistico Nervi Severini. L'intervento si configura quindi come un'ottima occasione per uno scambio di competenze fra professionisti del settore e giovani studiosi. Questa fontana è una fontana di un artista importante che nel tempo è stata in modo poco attento lasciata al degrado dovuto alla sua esposizione all'esterno. Sicuramente si tratta di un oggetto che ha bisogno di interventi di vario tipo, dalla struttura, quindi interventi di tipo strutturale, fino alle finiture delle parti lapide che lo costituiscono. Per questo intervento l'interesse appunto della città che ha voluto rivalutare questo meraviglioso parco e queste meravigliose opere è stato colto anche dall'Università di Bologna che collabora e partecipa a questo intervento. È un progetto, quello di restauro e valorizzazione del Parco della Pace, al quale come amministrazione comunale teniamo particolarmente per il valore simbolico del Parco della Pace, per lo straordinario valore artistico che il Parco della Pace ha, ma è un intervento al quale teniamo particolarmente perché abbiamo concepito il restauro e la valorizzazione del parco con il coinvolgimento ampio, amplissimo delle istituzioni di alta formazione della nostra città. Questo progetto nasce da un'alleanza forte fra le istituzioni culturali e le istituzioni di alta formazione della città. Che cosa comporta questa alleanza? Che un progetto di restauro diventa cantiere scuola e diventa un'occasione straordinaria per la formazione dei giovani, un'occasione nella quale riconfermiamo il valore per le nostre strutture formative di compiere ad un tempo esperienze di studio e ricerca, ma anche di sperimentazione sul campo. Ecco, tutto questo contribuisce a rendere eccellenti le pratiche di conservazione del nostro patrimonio e a rendere eccellenti i nostri percorsi formativi. Un fatto molto positivo perché la città si impegna a recuperare un parco bellissimo come idea, come realizzazione, perché in questa operazione sono coinvolte tutte le forze, diciamo così, disponibili, quindi il Comune, quindi l'Università, la Fondazione Ravenna Antica, la Fondazione Flaminia, in un bellissimo accordo istituzionale. E vorrei aggiungere un altro fatto molto importante, che in previsione di questo restauro noi adesso abbiamo una documentazione completa di tutti i mosaici che sono presenti, con i rilievi, con lo stato di conservazione, e siamo in grado di programmare anche gli interventi successivi sulla base delle esigenze, delle urgenze e delle disponibilità economiche. Quindi non si poteva partire meglio di così, e l'importante è che le cose siano partite.